Lasciamo andare. Ciao a tutti ragazzi, qui è Mr. Lucas 98. Siamo qua oggi con un primo vlog, anzi un unboxing. Bellissimo pacco. Dio, merda sbagliata. Ciao a tutti ragazzi, qui è Lucas. Ben ritrovato nel mio canale. Siamo qua oggi. Faccio così con le mani perché qua dentro c'è il mio acquisto, nuovo acquisto ragazzi. Siamo qua oggi con un unboxing mai fatto. Primo vlog, mi vedete in faccia. Ho gli occhiali, tra l'altro, dobbiamo dirla tutta. Questo unboxing è molto speciale, però prima di farlo vi dico che dovete passare innanzitutto dal mio canale, come si chiama, profilo Instagram, che si chiama Mr. Lucas 98, perché l'ho convertito, era il mio privato, l'ho convertito per voi, solo per voi. Link in descrizione. Dovete passare anche dalla pagina One Crew, che, di cui faccio parte, che credo sia una delle crew più grandi di Bergamo. Boh, non lo so. Vabbè, comunque sia, questo si vedrà. E ci sono sui video anche dei miei amici, che siamo dei cazzoni. Terzo, dovete passare anche da Simo, che è il mio socio veneto, anche lui link in descrizione o sul video. Ora che abbiamo fatto le premesse, possiamo partire ad aprire questo pacco. Questo pacco, adesso ve lo apro io e faccio vedere come si aprono i pacchi. Track, track, maneggiare con cura, sì. Ci siamo. Cosa c'è dentro questo pacco? Se in Veneto c'è un ciuccio. Questo ciuccio è della marca Chicco. No, cazzo di marca è? È della Chicco. È uno dei top level di classifiche per i bambini. L'ho comprato usato, non so se si vede, da un cane. Quindi diciamo che è, anzi non diciamo, questo è a taglio. Primo fail in backstage. Questo ciuccio è il migliore per ergonomia, praticità, comodità, morbidezza, non si asciuga, non si scrosta, niente sgrassatore. Però dai, basta scherzi. Parte. Soggetto oggi è lei che mi ha fatto finire i soldi, Adesso l'apriamo, possibilmente con cura. Non l'ho comprata da nessuna parte perché il pacco è un altro pacco, me la sono andata a comprare da solo per questione di orgoglio, perché gli avevo detto al ragazzo che c'era lì al porca troia, non si apre. Ce l'ho. Ok. Basta. Messo fuori i coglioni. Perché ho preso questa cam? Tanto c'ho tutte le sul computer. Come si apre? C'ho i suggerimenti perché non mi ricordo cosa devo dire. Ah, ecco, si apre da qua. Bene. Perché ho preso questa cam? Anzitutto perché ho venduto l'altra, se no rimanevo col culo all'aria. Secondo perché la mia Hero 3 è vecchia. Sì, ci stava, però siccome io voglio bene i miei iscritti, secondo me non era il modo migliore per aprirla, però vabbè. Siccome voglio bene i miei iscritti, voglio che abbia la migliore qualità. Questo si tira.
voglio che abbia la migliore qualità, per cui ho preso la migliore cam in commercio. Cazzo, si apre! Allora, apri la 1, la white, la white, ho preso la 100. Cazzo, si apre! Come cazzo si apre? Ha partorito. Che arriva qualcuno a casa. Fail. Dopo questa piccola interruzione ritorniamo all'unboxing, che la mamma è entrata in casa. Allora, siamo riusciti ad aprirla. Non mi ricordo cosa stessi dicendo. Questo cos'è? Ah, libretino con nastro. Non ci interessa un cazzo. Apriamo. Cos'è lì? Batteria dell'ostia. Cavetto altrettanto dell'ostia. Ah, come si chiama quelli? Come cazzo si chiama? Gli adesivi. Cosa c'è? Basta. E questa come si smonta? Ah, questo rimaneva fisso? Non me lo posso rubare? Remove. Cazzo si toglie. Arrivo, eh? Allora, per le specifiche, cortesemente non tiratemi il matto nel video, ve le metterò in giro. Ah, che carina te. Questo è il case che ci serve per fare il motovlog. Credo. Si è incollata. Oh, cazzo, bella, eh? 430 euro. Finiti. Case. Io volevo rubarmi questo qua, in verità. Ah, si può. È certo che si può, cazzo. Si può. Ah. Come si può questa cosa? Ah, si tiene così. Comunque sia, ragazzi, per i prossimi motovlog vi invito cortesemente ad aspettare, perché oltre a questa bellezza, oggi dalle poste doveva arrivare una micro SD con la quale avrei fatto video migliori, perché io ora ne ho una pattona, e doveva arrivare il cavo convertitore. L'unico cavo che ho è questo. Vi anticipo solo che chi è arrivato fino a questa parte del video saprà, come spoiler, rispetto ai pezzi di merda che non vedono tutti i video, che il prossimo video motovlog che faccio non è un test della telecamera, bensì è un insulto alle poste, perché non è possibile, e saprete tutto a tempo debito. Il video si conclude qua. Io vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma, basso Lazio, cheat dread come ai vecchi tempi, no, scherzo. E niente, au revoir.